un anno e mezzo fa abbiamo detto che bisognava sotterrare l'ascia di guerra e riunire tutte le anime del centrodestra. Penso che Di Piazza sia la persona che lo può fare. È molto esplicita Alessia Rosolen di Un'altra Trieste nell'invocare una veloce intesa tra tutte le anime del centrodestra cittadino affinché venga individuato il candidato sindaco, definito il programma e dato il via alla campagna elettorale. Il centrosinistra infatti corre e ha già iniziato da molte settimane. All'incontro di stamane era presente, oltre Franco Bandelli, anche Paolo Rovis di Trieste Popolare, che nel suo gruppo annovera anche Roberto Antonione. Rosolen ha evidenziato come la fucina voluta da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia rappresenti solo una sorta di fumo negli occhi per nascondere le divisioni che ancora albergano in seno al centrodestra. Il veto che pone il centrodestra sul progetto del rigassificatore non deve essere un problema, dice Rosolen, e spinge perché l'accordo si trovi sul nome di Roberto Di Piazza, altrimenti si facciano pure le primarie. Credo che lo spettacolo che il centrodestra sta dando è uno spettacolo imbarazzante. L'attesa fa bene solo al centro-sinistra e credo che questa politica dei veti e dei sondaggi non sia rispettosa dei triestini. Aspetto che Di Piazza, e ci aspettiamo, Un'altra Trieste, Trieste Popolare aspettano che Di Piazza prenda in mano le redini del gioco e riesca a trainare una coalizione vincente.